capito che se noi fossimo sempre in questa disposizione d'animo, pronti a tutto, quanti segni Dio ci manderebbe. Ho compreso anche quante volte Dio ci passa accanto e noi non ci rendiamo conto. Adesso vi saluto, anche se avrei tantissime altre cose da dirvi. Ma ecco, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Spiccare il volo in paradiso, il distacco dagli affetti, dal corpo, viaggio degno d'essere vissuto, lungo un viale, con passaggi da batticuore, oltre la porta stretta della paura, la grande sala delle feste, dove danzano tutti quelli che amano e hanno amato. Danzano, guidati da un bambino. Di essi è il regno dei cieli.
proprio qui. Tra tante, ma non lo sai, ancora piccola tu sei. Riflesso, ombra, luce, ognuno ha un posto suo, ma tu cercavi di più. Allora una calda brezza ha preso entrambe le tue mani, e adesso nel tuo cuore ti dirà: corri, corri, brilla accanto a me nella stessa luce. Corri, corri, brilla, brilla, che luce chiara e bella sei. La sera aspettava di vederti sorridere per sciogliersi nella tua luce, e sempre sentivi che da sola non eri mai, perché brezza ora lo sai, soffia sempre accanto a te, e adesso dal tuo cuore si alzerà. Corri, corri, dimmi
Bene. Tantissime le bandiere da tutto il mondo e credo che non poteva esservi migliore conclusione di questa giornata, di questa serata vissuta insieme. Volevamo lasciarvi però con un terzo appuntamento per domani. Domani infatti, 26 settembre, alle ore 10:30, verrà celebrata la Santa Messa di ringraziamento per la venuta beatificazione, presieduta da Sua Eminenza il Cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Stato, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, in Roma. E ora il piacevole, arduo compito di ringraziare tutti coloro che hanno reso unica, speciale questa serata, cominciando da questo meraviglioso parterre che si è esibito su questo palco. Ringraziamo gli splendidi professionisti del Centro Televisivo Vaticano che stanno lavorando per noi e per voi. Ringraziamo Radio Vaticana. E ringraziamo anche tutti i tecnici che hanno collaborato e tutti coloro che a vario titolo hanno messo a disposizione tempo e risorse per realizzare questa serata. Un saluto, un abbraccio grandissimo a tutti voi che avete seguito qui in sala e a coloro che ci hanno seguito in diretta televisiva da casa. A questo punto non resta che dirvi buonanotte. Buonanotte a tutti.